Io sono Marzia Bianchi, nasco Monelli e sono la moglie del presidente di Lubian, Giuliano Bianchi. Giuliano Bianchi rappresenta la terza generazione di Lubian, ma attualmente sono anche tre miei figli parte, diciamo, dell'organizzazione Lubian, sono entrati in questi anni. Il mio ruolo è sempre stato collaterale, nel senso che non ho mai avuto in realtà un incarico ben preciso in azienda. Pensando che in Lubian non ci fosse bisogno di me, insomma, mi sono occupata di volontariato, di altre cose, per cui sono attualmente la presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Mantova. Mio marito, vedendo che nella mia associazione facevo cose interessanti, mi ha detto: ma però un po' di tempo dovresti dedicarlo anche a Lubian. E quindi ho cominciato a crearmi un piccolo spazio che poi si è concentrato soprattutto sulle politiche del welfare, della conciliazione, coniugando così un po' il mio ruolo nel volontariato, un po' la mia presenza alla Commissione delle Pari Opportunità della provincia di Mantova, un po' il mio background familiare, per cui insomma certe tematiche mi erano appunto congeniali e familiari. Ho messo insieme un po' tutto questo, ho dato un'occhiata in Lubian, ho scoperto una storia molto ricca da questo punto di vista, una storia antica di aiuti, di solidarietà, di vicinanza al personale, che si era andata un po' rallentando negli anni 70, 80, quando le grandi agitazioni sindacali, gli autunni caldi avevano un po' raffreddato certi entusiasmi. Ciononostante le politiche erano andate avanti e c'erano, bisognava solo rinvigorirle e anche, perché no, comunicarle. E questo è quello che ho cercato di fare inventandomi il ruolo di coordinatrice delle politiche di conciliazione in Lubian. Lubian è una realtà ormai storica dell'imprenditoria italiana, è nata nel 1911, ma in realtà proprio in questi giorni il fratello di mio marito mi mostrava un taccuino del 1908 in cui la famosa nonna Maria, una delle grandi donne della famiglia Bianchi, annotava le spese di casa e le spese delle lavoranti, per cui già nel 1908 ci doveva essere una piccola sartoria familiare. Indubbiamente è una rarità che un'azienda come Lubian di questo settore sia rimasta in mano alla stessa famiglia. Diciamo che la conciliazione in Lubian ha radici lontane, insomma, leggendo il libro con la storia dell'azienda e quant'altro, mi sono accorta che già negli anni 30, insomma, si facevano cose molto importanti. È stata aperta in Lubian la prima mensa della provincia di Mantova, mensa interna per i dipendenti, la prima biblioteca per i dipendenti, la farmacia, l'infermeria, vacanze a prezzi, diciamo, di favore per le maestranze. E soprattutto prima nonno Luigi e poi mio suocero hanno costruito un intero quartiere intorno all'azienda per permettere ai collaboratori di non avere le distanze tra la casa e il lavoro. Conciliazione è arrivata in Lubian un po' per caso, diciamo, no? Dando per scontato che molte azioni si facevano senza renderci conto che già di conciliazione si trattava, il fatto che io faccio parte tuttora della Commissione Provinciale Pari Opportunità, mi ha messo in condizione di conoscere la legge 53, che è una legge che muoveva i primi passi, molto stentati, a dire la verità, grandi possibilità di finanziamento, poche aziende che avevano la conoscenza sufficiente per aderirvi. La consigliera di parità provinciale, Grazia Cottiporro, fece venire a Mantova dei funzionari del Ministero del Welfare per illustrare. Da parte di associazioni industriali ci fu una certa indifferenza e forse io sono stata l'unica che ha riportato in azienda il senso, il significato e il valore anche di questa legge. Dopodiché abbiamo cominciato a verificare che cosa fosse possibile realizzare e ci siamo accorti che era un grosso problema realizzare un progetto innovativo, perché tutto già si faceva. È stata una bella sorpresa, cioè c'era già un tasso di part-time al 25%. La flessibilità in entrata e in uscita era già data per scontata, non formalizzata, ma una telefona e diceva: ho il bambino che non sta bene, lo devo portare da mia mamma, ma ci metto un quarto d'ora di più. Ok, lavorerai un quarto d'ora in più. Tra le operaie
Il fatto di rimpiazzarsi a vicenda in alcuni turni per consentire all'altra di assolvere a qualche piccola incombenza familiare già esisteva. Quindi, devo dire, sembra un paradosso, ma il vero problema è stato inventarsi qualche cosa di nuovo. Allora, c'erano dei part-time che erano in giacenza da un po' di tempo, si venivano richiesti e obiettivamente era difficile concederli. Però la legge era così allettante, un 80% pagato dallo Stato per la persona che tu chiami a sostituire la donna che fa il part-time. Poi si è formalizzata la flessibilità in entrata e in uscita, mezz'ora per tutti gli impiegati. Le coppie di lavoro sono state consolidate, è stata fatta una formazione un po' più concreta, diciamo. Quindi man mano si è creata una sorta di fiducia nel senso di questa operazione, che invece nei primi tempi è stata particolarmente osteggiata. Devo dire che è stato molto importante il ruolo della signora Giusy Amadasi, sindacalista CISL, che ha immediatamente colto le opportunità di questa operazione e si è molto adoperata anche per coinvolgere le altre rappresentanze sindacali, anche quelle interne, che pure lì c'era un po' di resistenza. E quindi si è potuto fare un progetto molto articolato che ha avuto molto favore da parte del Ministero. È stato fondamentale però anche l'apporto delle istituzioni, cioè nel momento in cui è nata l'idea del progetto, consigliere di parità Cotti Porro ha messo tutti intorno a un tavolo, provincia, comune, sindacati, associazioni industriali, camera di commercio, e ha detto: noi dobbiamo sottoscrivere un accordo e sostenere questa azione di Lubian, dicendo che sarà la prima di tutta una serie di iniziative che poi verranno a seguire. Ecco, questa è stata la forza del progetto, che infatti ha vinto il premio Famiglia Lavoro della regione Lombardia nella sua prima edizione, avendo proprio come punto di forza la concertazione territoriale, quindi il miglior progetto realizzato in accordo con le realtà territoriali. È nata l'idea di quello che poi abbiamo chiamato un baby Lubiam, insomma, una specie di ludoteca in cui dal mattino alle 7:30, alla sera alle 6, un gruppo di educatrici accudisce i bambini dei dipendenti di età tra i 5 e i 12 anni, quindi la fascia delle scuole elementari e i primi anni delle scuole medie, con qualche sforamento, perché se c'era qualche fratellino un po' più piccolo chiaramente non lo si poteva lasciare fuori. L'iniziativa, pure accolta con qualche iniziale perplessità, ha avuto un successo strepitoso comunque fin dall'inizio, con una media di 20-25 bambini al giorno accuditi. Accuditi in che modo? Compiti delle vacanze, giochi, iniziative, disegni, uscite, perlustrazioni dell'azienda, no? Quindi i bambini sciamano e vanno a vedere dove lavorano i genitori, come avviene la produzione, poi a mensa tutti insieme con i genitori, insomma un'esperienza molto bella. L'anno scorso si cominciava a pensare di centenario, di qualche cosa che potesse ricordare il ruolo così importante di mio suocero, e ci è sembrato che il modo migliore fosse quello di fare qualche cosa per chi lavora in Lubian, perché mio suocero ha dedicato la vita alla sua impresa, l'ha sempre considerata come una quarta figlia, lui ne ha tre, ne aveva tre di figli, e certo non l'ultima, insomma, veramente, ha dedicato la vita. Quindi si è pensato di fare questo nido, non lo chiamiamo aziendale perché non ha le caratteristiche, è un nido in azienda, aperto anche all'esterno. Indubbiamente Mantova è nel DNA di Lubiam, il nome stesso è acronimo di Luigi Bianchi Mantova, e questo a significare un legame strettissimo con questa città da sempre. Infatti la sede è sempre stata dentro le mura cittadine, prima in un appartamento proprio del centro storico, poi si è spostata in un palazzo sempre storico di dimensioni un po' più grandi, e poi si è deciso il grande passo e si è acquistato questo terreno che allora era periferia un po' remota. Ci sono generazioni ormai, la seconda, la terza, quindi una fidelizzazione estrema e un rapporto con le istituzioni che è sempre stato, direi,
corretto, un rapporto di reciproco rispetto, ma non di grande afflato, diciamo, no? Questo secondo me è stato un po' un limite per Lubiem, e io credo fermamente invece che si debba realizzare una rete di collaborazione che sia sempre più stretta. Però Lubiem ha dato molto a Mantova, non solo in termini di posti di lavoro e di benessere, chiaramente, ma per così la passione e l'amore per questa città che si è espressa attraverso una serie di realizzazioni anche in campo culturale e artistico. E quindi è una storia di cui noi andiamo orgogliosi sicuramente, perché c'è dietro una forte anche matrice cristiana, insomma, etica. Si crede fermamente che il valore della famiglia sia fondamentale. Questo vale sia per chi sta nella stanza dei bottoni e che in tutti questi anni l'ha testimoniato. Ecco, queste un po' sono le ultime puntate di questa conciliazione che ormai è diventata un po' un marchio di fabbrica, diciamo. Sono Giuliano Bianchi, sono il presidente della Lubiem Moda per l'Uomo. Su queste azioni di conciliazione, se abbiamo un vantaggio anche economico, indubbiamente abbiamo dei grossi vantaggi, dei vantaggi soprattutto di rendimenti, di produttività. L'assenteismo è diminuito e questo per noi ha un valore molto importante, perché ci abbassa i costi. Ci abbassa i costi sia da un punto di vista costi veri e propri che da un punto di vista dei rendimenti. Abbiamo anche un vantaggio che quando facciamo delle ricerche di personale abbiamo diverse richieste anche di persone molto valide, perché sanno che in Lubiem si sta bene, quindi vengono volentieri. La cosa però che probabilmente è la cosa che ci piace di più ed è la cosa più importante, è quella che alla mattina, quando mi guardo e ci guardiamo allo specchio, siamo contenti, perché capiamo che abbiamo fatto qualcosa di buono.